Tempo fa avevo messo alla prova ChatGPT, forse vi ricorderete anche il video, l'avevo un po' interrogato come fosse un mio studente, ottenendo un responso ni. Cioè, insomma, la conoscenza c'era, la capacità di elaborare le informazioni un po' meno. Oggi voglio provare a fare qualcosa di diverso. Voglio provare a far creare qualcosa all'intelligenza artificiale. ChatGPT è forse l'intelligenza artificiale più famosa perché spesso usata anche dagli studenti. Ma ci sono tantissimi programmi che usano l'intelligenza artificiale per creare immagini. E oggi voglio provare a usare questa. Ci sono tanti programmi, io ne ho guardati alcuni, e oggi voglio provare a usare DALL-E. DALL-E non è forse il più recente, e voglio provare a usarlo per il semplice motivo che, esattamente come ChatGPT, è implementato in Bing. Siccome sono già registrato su Bing, uno come l'altro, provo a usare ChatGPT per creare un'immagine e lo faremo insieme, nel senso che io adesso collego anche il computer e gli faccio fare delle immagini e intanto registro qua i miei commenti, così vedrete insieme cosa succede. Questo è il prompt e proviamo a scrivere qualcosa. Disegna due persone che fuggono. Ovviamente c'è un'idea dietro, io so già cosa vorrei che mi andassi a disegnare e per ora sto provando dal piccolo, cioè gli do un dettaglio, poi vediamo un po' cosa mi aggiunge. Ok, non me l'aspettavo. È bloccato questa cosa. Proviamo a variare. Disegna due amanti che corrono. Magari così lo accetta. Ok, forse questo lo crea. Non è proprio quello che avevo in mente, ma lo vediamo. Disegna due amanti che fuggono da un vampiro volante. Proviamo. Ok, proverò a creare quello. Sta lavorando. Vediamoli insieme. Alla faccia dell'anatomia, eh? Comunque. Anatomia, portami via. Lo sfondo non è male. E questa è qua. Vabbè. Diciamo che come prima immagine non mi ha molto soddisfatto. Rendili più grandi, cambi in un unicorno, fa loro indossare abiti diversi. Vediamo. Vediamo cosa si può inventare. Non so se la lentezza sia legata al programma, al computer, alla connessione internet. Presumo probabilmente il computer non è recentissimo. Li vedete anche voi, vero? Cioè, questa è la cosa più decente. La salvo giusto per tenerne memoria. Torniamo indietro. Ok. Rendi la scena più
Horror. Vediamo. Qua continua a creare. Tra l'altro notate che qui 5 di 20, perché effettivamente mi può far elaborare 20 domande, 20 lavori e poi chiede un nuovo argomento. Ok. Volano. Qui più che un vampiro, non so cosa sia questo, non lo voglio neanche sapere. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dita, polidattilico, e questo sembra un vampiro. Non ho parole, non ho davvero parole. Aggiungi più dettagli. Vediamo. È già buono che sta lavorando, quindi comunque c'è un dialogo tra me e la macchina e forse capisce quello che gli sto chiedendo. Non brutta. È un cartone animato, sembra Scooby-Doo. Va bene. Questo è Capitan Uncino. Aggiungi un castello sullo sfondo e la luna. Vediamo cosa farà. È quasi un bel modo per passare la serata. Non sa cosa fare, si mette qui e. Allora. Mi piace in generale lo sfumato, mi piacciono i panneggi. Anatomia, portami via davvero, però. La salvo. Inguardabile. Oh mio Dio, cos'è questa roba? No, scusate, queste gambe e la mano. Glielo devo chiedere. Vediamo se ha colto l'ironia. Io ho il dubbio che non abbia colto. Ok, non hai capito assolutamente nulla di quello che ti chiedevo. Magari si offende. Ma una macchina è capace di offendersi. C'è qualcos'altro che posso fare per te? Nuovo argomento. Ripartiamo da capo. Disegna. Adesso provo a fare tutto quello che gli avevo chiesto prima in un'unica richiesta. Vediamo cosa fa. Disegna una coppia che fugge da un vampiro volante con tanti dettagli, con un castello
castello, la luna e un lago sullo sfondo. Questa è tanta come richiesta, però molto precisa. Vediamo se aumentare le richieste renderà il tutto più facile o più difficile per la macchina. Interessante anche i suggerimenti. Rendi il vampiro più grande, cambi il vampiro in un lupo mannaro, mostrami dei posti. Ok. Castello, lago, luna, vampiro non ne ho idea. Questo sarà il suo vampiro. Questo è un mix tra Dalì e non so cos'altro, però lo scarico, mi piace. Se volessi fare una versione di Dracula per bambini, un po' edulcorato, una fiaba con i vampiri, questa potrebbe anche starci. Ma neanche nei miei peggiori incubi questa. Grazie, torniamo indietro. Colora l'immagine con colori cupi, rossi e viola. Vediamo. Va bene, aggiungerò dei colori all'immagine. Gentile. Almeno educata questa intelligenza artificiale. Stiamo giocando da più o meno una dozzina di minuti. Direi che non ci siamo proprio. Ritorniamo indietro. Proviamo un nuovo argomento. Grazie. Disegna un paesaggio gotico con castello, lago e luna sullo sfondo usando colori cupi. In primo piano due amanti che fuggono da un vampiro volante con tanti dettagli. Qua l'ho fatta grossa. Ok, sta elaborando. L'ultimo che ha fatto era pessimo, quindi vediamo questo cosa esce. Poi non voglio tediarvi troppo, non voglio creare un video troppo lungo, quindi faccio un altro paio di tentativi. Molto bello. Molto bello lo sfondo, non mi piace il resto. Salvo. No. Wow. Questo sì. Questo è decisamente bello. Ora proviamo. Come se lo avesse disegnato Van Gogh, uno dei miei pittori preferiti.
Adesso mi immagino qualcosa con delle belle pennellate, colori staccati, insomma Van Gogh, conosciamo tutti, inutile che stiamo qua a girarci intorno. E se viene bene Van Gogh? E viene bene Van Gogh? A parte il pipistrello, scarico. Sembra più l'inferno dantesco, onestamente, non più la palude Stigia, la città di Dite. Non dovrebbe esserci il cielo nell'inferno. Come se lo avesse dipinto un pittore romantico. Proviamo. Ne ho in mente un paio, tipo il viandante sopra un oceano di nebbia. Chissà cosa potrebbe risultare. Tutta questa parte potrei anche accelerarla quando poi registro il video perché, insomma, è lentissimo. Vedo la coppia di amanti che scappa. Più impressionista che romantico. Il vampiro dovrebbe essere questa cosa orrenda. Un po' troppo bianco e nero. Gli tolgo i colori cupi. Come se lo avesse disegnato Clint. Conoscete Clint, vero? Quelle pitture con sfondo dorato, stile un po' particolare, diviso a tanti pezzetti. Mi piace molto anche Clint, famoso il bacio di Clint. Prometto, è l'ultimo questo tentativo. Portiamo pazienza. Avrei dovuto suggerirvelo, magari accompagnato in una tazza di tè. Molto Clint. Molto Clint. Sì. Allora. Quindi, quale preferite? Io ne ho viste alcune davvero molto belle e devo dire che qualcuna probabilmente l'andrò anche a usare per mio conto, per altre cose. La domanda che vi faccio è: secondo voi sono belle? Se foste insegnanti di arte, che voto dareste? Io non insegno arte, dico solo che anche il peggiore di questi disegni che abbiamo visto è sicuramente migliore di qualsiasi cosa io potrei fare. Per cui solo per questo mi piace. Chiaramente io la sto giudicando da persona incompetente in materia. Ma una persona competente? Allora, passettino indietro. Quando gli ho chiesto di andare a inserire un pezzo alla volta, mi è andato in crisi. Alla fine ho dovuto dare tutte le informazioni insieme e tutte insieme le elaborava anche bene. Quando poi gli ho anche chiesto alla maniera di, devo dire che il risultato, oh, a me soddisfa. Forse ci sarebbe ancora da lavorare, però credo che la strada sia quella, quindi provare ogni volta a dargli l'input completo, evitare di aggiungi questo, aggiungi quello perché si perde. Più precisi si è, meglio funziona. Quindi fino a qua mi sta ispirando. Ve lo dico, ci giocherò ancora, ma proprio giocare, giusto per passare la serata. Ora però vi faccio una domanda io. Ma secondo voi, perché ho chiesto proprio questa immagine?